a un nuovo unboxing by Eurogamer.it, questa volta per presentarvi una tastiera meccanica, nello specifico la Ultor dell'azienda tedesca Speedlink. Si tratta di una tipologia di tastiere pensate espressamente per l'ambito gaming, ovvero per i videogiocatori che cercano un'elevata affidabilità nel meccanismo di pressione dei tasti, ciò che è più importante alla fine in una tastiera. Dalla dimensione del packaging avrete già notato l'estrema compattezza del prodotto, dovuto proprio al fatto che con Ultor Speedlink punta soprattutto su robustezza e appunto dimensioni ridotte, questo per una sostanza palpabile. E questo è anche importante pensando alla portabilità della tastiera, perché sicuramente si tratta di qualcosa di molto premium che va verso i giocatori hardcore che magari vogliono sfoggiarla presentandosi a un LAN party o a un torneo. La apriamo così la vediamo nel dettaglio. Packaging decisamente essenziale, come detto si punta qui alla sostanza, e la sostanza è sicuramente rappresentata dalla tastiera. Eccola qua. Ovviamente dotata di cavo di connessione. Eccola qua. Cavo di connessione in un bellissimo colore rosso e nero, lunghezza 1,7 m in rivestimento resiliente. E poi la confezione contiene giusto una guida informativa e la guida di installazione rapida. E poi ovviamente la tastiera. Come detto, molto compatta, 35 cm x 12. E questo con un bellissimo telaio in alluminio molto leggero, 680 grammi, diciamo un alluminio bellissimo rosso metallizzato, e un design assolutamente borderless, privo di qualsivoglia orpello, molto molto semplice. Poi dietro la parte posteriore abbiamo i due piedini che le consentono, anche grazie a due gommini di plastica, di rimanere assolutamente ferme. I piedini sono a bloccaggio automatico, quindi è assolutamente impossibile che si chiudano da soli. E poi soprattutto la tastiera, una volta fissata sulla scrivania, rimane, nonostante sia molto leggera, rimane assolutamente ferma, impossibile da muovere. Adesso ci sto provando, ma riesco a muovere solo di qualche centimetro, anzi forse neanche. Allora, la parte più importante, che ovviamente superiormente, sono i tasti. Come possiamo vedere, ha un layout che è più piccolo di quello, diciamo, più tradizionale, per la mancanza del tastierino numerico. Questo layout, che è quello che si trova praticamente sempre sui portatili, definito THL, appunto, è un layout sprovvisto di tastierino numerico, ma che comunque presenta tutti i tasti necessari per videogiocare. E l'elemento centrale di questa tastiera è appunto il meccanismo di azionamento dei tasti, che è la variante red degli switch della specializzata Kalu Akali. E li vediamo subito, perché queste tastiere hanno il grosso vantaggio di prevedere una rimozione molto 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 semplice dei tasti. Ecco, vediamo con l'abusato F5 che è possibile estrarre in questo modo. Vediamo il tasto in sé per sé, che è realizzato in polimero termoplastico ABS satinato, quindi molto piacevole al tatto come del resto della tastiera. E lo switch vero e proprio, questo qua che è appunto la variante red di Kalu Akali, che prevede una scussione di 4 mm e una forza azionamento di 50 grammi. Qui potete vedere anche la lucina, che è la retroilluminazione indipendente per ognuno dei tasti. Togliamo anche togliere F6, ecco qua, e poi anche rimetterli è veramente facilissimo. Diciamo, retroilluminazione che è blu con intensità regolabile per tutti i tasti, tranne quelli più importanti nel progressione di gioco, ossia quelli direzionali
e i WASD, che sono anche interscambiabili, infatti hanno un layout particolare, oltre alle illuminazioni di colore diverso, che permette la faccia di identificazione durante appunto quando state giocando. La rimozione dei tasti è rapidissima, facilissima, è comunque impossibile che saltino da soli perché sono assolutamente ben fissati una volta che vengono inseriti. E la cosa ovviamente non vale per i tasti più importanti, ossia che hanno la barra di detenzione per un diverso feedback, quindi la barra spaziatrice, Enter, Shift, hanno tutti la barra di detenzione, quindi tengono un po' di attenzione in più per la rimozione, comunque è facile anche per questi. E soprattutto la cosa importante è che con questo sistema qua l'igiene della tastiera è sempre assolutamente garantita e molto facile da effettuare, insomma. E non è impossibile che vi entrino dentro sporcizia o cose del genere. Qui è facilissimo pulirla e anche molto veloce. Altra cosa importante è questa tastiera è che all'apparenza potrebbe sembrare molto spartana. E invece non lo è perché ha un design essenziale, ma è dotato di una tecnologia assolutamente all'avanguardia e al passo con all'avanguardia, insomma, in quanto ha una memoria interna di 64 kB che permette la memorizzazione, ovviamente attraverso la tastiera viene plug and play, viene riconosciuta al volo dal PC, però con i driver disk e Speedlink realizzati appositamente per questo prodotto è possibile settare tantissime cose. Una, appunto, l'abbiamo già detto, l'intensità della retroilluminazione. E l'altra, appunto, attraverso la memoria di 64 kB, memorizzare fino a 5 profili, 5 differenti profili, che potete modificare settando, ad esempio, un profilo con il tasto di Windows funzionante, uno senza. E profilo con abbiamo una diversa risposta dei tasti, nel senso di avere una differente layout anche per poter memorizzare macro o cose del genere. Questa tastiera assolutamente prevede tutto questo. Inoltre è anche importante dire che attraverso il tasto Fn, questo qua, è possibile avere poi tutte le funzionalità multimediali di una tastiera, anche di quelle un pochino più elaborate in termini di quantità piuttosto che qualità. Quindi con Fn potete sia appunto switchare i profili, con appunto i tasti macro, questi qua, che diventano questi qua, poi appunto settare l'ambiente gaming, quindi disabilitare le varie funzioni che potete settare attraverso l'interfaccia grafica dei driver, oppure le più semplici funzioni multimediali, il volume, oppure anche la velocità di risposta delle USB. E altre cose da dire? Sicuramente il fatto che i layout al momento previsti, cioè disponibili per questa tastiera sono solo quello tedesco e quello americano, quindi se volete una tastiera meccanica con layout italiano dovreste arrangiarvi un pochettino, ad esempio potreste magari decidere di cambiare qualcuno di questi tasti per cercare di emulare il layout italiano. Comunque, trattandosi di gaming è una rinuncia che è sicuramente possibile, accettabile pensare di fare. E poi niente, rimane da dire il prezzo di questa tastiera che si aggira intorno ai 120 euro, perfettamente in linea con i prodotti della concorrenza.